Eccoci qua, Radio Sport 24, speciale calciomercato. Abbiamo il piacere di ospitare l'agente FIFA Giovanni Bia, che è al telefono con noi. Benvenuto Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ti chiedo subito, secondo te che tipo di mercato sarà questo che è appena iniziato praticamente? Sarà un mercato di scambi? Sarà un mercato dove ci saranno grandi colpi? Oppure ti aspetti un mercato così soft e poi una chiusura col botto come di solito accade? Ma sai, adesso è partito molto soft per il momento, non ci sono grandi soldi, purtroppo la crisi prende anche di riflesso anche il calcio, perché ovviamente quando non ci sono investimenti il calcio non subisce come tutte quante le altre attività sportive. E per il momento è un mercato molto soft, molto tranquillo. È chiaro che le squadre importanti hanno già le idee abbastanza delineate e soprattutto loro sono quelle che dovranno decidere il futuro, poi dopo di conseguenza se la gavano su delle altre. Ecco, secondo te il calcio italiano rischia di perdere ancora campioni, no? Dopo che è andato via Ibrahimovic, può rischiare di perdere anche Cavani. Secondo te Cavani resta al Napoli oppure accetterà poi le suggestioni che arrivano un po' dalla Spagna e un po' dall'Inghilterra? Ma io credo che sia difficile che Cavani possa lasciare Napoli se si parla di clausole rescissorie, perché a quella clausola poi si aggiungere l'ingaggio del calciatore, quindi sarebbe un'operazione da circa 100 milioni di euro. Ecco, c'è il Chelsea che avrebbe offerto 30 milioni di euro più Torres. Ecco, guadagna 8,5 milioni di euro Torres, abbastanza per le casse del Napoli, ma secondo te è un'operazione fattibile o anche questa è pura utopia? Dipende come valuta Torres in Napoli. Se valuta Torres un giocatore importante che è in grado di sostituire Cavani, è un'operazione sicuramente da fare, perché queste cifre poi rischia anche poi di non prendere più, quindi se si va a mettere contropartite tecniche è sicuramente diversa la situazione. Ecco, parliamo di un tuo assistito che ovviamente potrebbe tornare al Napoli, ma soprattutto essere utile al modulo di Benitez. Parlo di Cigarini, anche se il direttore Marino ha detto che l'Atalanta eserciterà il diritto di riscatto, ma c'è una piccola possibilità che Cigarini torni al Napoli? Ma lui secondo me diventerà metà Napoli e metà Atalanta probabilmente. Adesso non so che intenzioni abbia l'Atalanta, sicuramente di riscattare la metà. Scusate, e dopodiché da lì si partirà e si deciderà il tutto, insomma. Credo che i rapporti fra Marino, l'Atalanta e Napoli sono molto buoni, quindi non penso che ci siano grandi difficoltà a raggiungere un accordo. Se Napoli decidesse che il giocatore fa il caso del Napoli, non penso che l'Atalanta possa porre dei veti particolari. Anche decide anche il giocatore, potrebbe avere ovviamente la voglia di riprendersi un po' la rivincita, no? Per quella stagione, tra virgolette, in chiaroscuro che ha disputato con il Napoli. Ma sai, lui bene o male alla fine di quella stagione ha fatto il suo, probabilmente erano altre situazioni contingenti di quel momento, che l'esonero di Donadoni che l'aveva voluto, di Laurentiis che l'aveva voluto, il modulo tattico di Mazzarri diverso, ha fatto sì che lui giocasse meno, che prendesse altre strade. Però insomma lui quando ha giocato ha sempre comunque fatto molto bene, infatti tutti i napoletani lo ricordano in maniera positiva. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo Giovanni Bia per essere stato con noi a Radio Sport 24. Arrivederci di nuovo, arrivederci, buon lavoro.